c'è una sorta di assuefazione ai morti sul lavoro. Si considerano incidenti anche quando non lo sono. E non c'è una reazione da parte di tutti, della politica, dell'opinione pubblica, delle aziende, che intervenga in modo deciso per eliminare questa strage. Così il segretario nazionale UIL Pierpaolo Bombardieri sulla grande emergenza, la strage che ogni anno lascia vittime sui luoghi di lavoro. In Abruzzo il dato è impressionante, nel 2023 finora sono state 29. La UIL ha lanciato la campagna nazionale Zero Morti sul Lavoro e Bombardieri ne ha parlato a Chieti, ospite dell'Università Gabriele D'Annunzio, un incontro sulla cultura della sicurezza perché a volte gli incidenti diventano omicidi. La stragrande maggioranza degli incidenti avviene in situazioni che riguardano per esempio le impalcature nei cantieri edili o riguarda aziende che addirittura hanno dei macchinari nei quali vengono manomessi i sistemi di sicurezza. Vorrei ricordare i casi di due ragazze che sono state sacrificate su questa logica, perché in alcuni casi i dispositivi di sicurezza vengono manomessi per evitare che quelle macchine si fermino. In quel caso secondo noi si tratta di omicidi, non di incidenti. Altri punti dolenti, mancano i controlli, gli ispettori e bisognerebbe aumentare gli investimenti. Ancora Bombardieri. Ci sono 2 miliardi che ogni anno vengono trasferiti dall'INAIL, che è l'ente che si occupa, l'istituto che si occupa attraverso i soldi delle aziende e dei lavoratori della sicurezza, vengono trasferiti alla finanza per coprire i buchi dello Stato. Bisogna e si deve fare molto di più e oggi è una giornata importante perché ne parliamo anche con studenti, con giovani che domani entreranno nel mondo del lavoro, pensando che la prevenzione e la formazione sia anche questo uno strumento importante per eliminare questa strage. Perché è difficile fare prevenzione? Perché c'è una logica che è quella del profitto a tutti i costi, che in qualche caso sacrifica i sistemi di sicurezza e quindi sacrifica la vita umana. La logica degli appalti, dei subappalti a cascata, degli appalti al massimo ribasso, della non responsabilità del committente rispetto all'applicazione del contratto, rispetto delle norme sulla sicurezza, è probabilmente una delle cause principali che determina questa situazione. Quindi l'affondo contro il governo. L'azione del governo è nulla, non c'è stata. Abbiamo fatto diversi incontri, abbiamo come CGL e CISL UIL presentato anche l'ipotesi di un patto sulla sicurezza che si occupasse di prevenzione, di formazione. Abbiamo ascoltato tante chiacchiere ma fatti zero. Nella manovra non c'è un solo riferimento al tema della sicurezza sul lavoro.